gioisci perché sei nelle mani di Dio. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo con grande gioia il Vangelo di oggi e leggiamo Matteo 13, 47, 53. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Amen. Carissimi amici, oggi abbiamo ascoltato la conclusione di questo bellissimo discorso parabolico. Esattamente dopo la parabola sulla zizzania, le due parabole ascoltate riguardo il tesoro e la perla preziosa come il regno dei cieli, oggi abbiamo ascoltato la parabola di questa rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci, pesci buoni e pesci cattivi. Così sarà alla fine del mondo che i pesci buoni rimarranno in vita, saranno salvati. Ecco che oggi siamo quindi protesi verso un discorso che è escatologico, riguarda la fine dei tempi, riguarda anche la nostra fine. Nella misura in cui abbiamo accolto la parola, nella misura in cui siamo stati dei semi buoni e abbiamo prodotto frutti buoni nella nostra vita, ecco, saremo messi da parte per la salvezza eterna, soprattutto perché abbiamo creduto in Gesù. Vorrei però oggi collegarmi anche alla prima lettura, Geremia 18, 1-6. Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia: alzati e scendi nella bottega del vasaio, là ti farò udire la mia parola. Scesi nella bottega del vasaio ed ecco, egli stava lavorando al tornio. Ora, se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli riprovava di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto. Allora mi fu rivolta la parola del Signore in questi termini: forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio? Oracolo del Signore. Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele. Amen. Ecco, questa parola, Geremia 18, dà una grande luce e discernimento insieme alla parabola di Matteo 13, la rete gettata nel mare. Come essere dei pesci buoni. Come essere dei pesci salvati da Dio, mettersi nelle sue mani, confidare in Lui, lasciarsi plasmare. Non è facile. Questa azione passiva, permettere a Dio di entrare nella propria vita e di essere modellati, è l'azione tipica, strettamente specifica del discepolo, il discepolo di Dio. Il discepolo di Gesù. Nella misura in cui tu permetti a Dio che faccia di te il modello che Lui vuole e non quello che tu vuoi, sarai benedetto. Nella misura in cui tu vuoi essere un vaso che è nella tua testa, con la forma che tu hai pensato o che hai visto che Dio ti ha dato in un certo periodo, ma poi vuole cambiare nella tua vita, ecco che il suo progetto non si realizza. Dobbiamo essere così, come l'argilla nelle mani del vasaio. Poco tempo fa abbiamo fatto il corso Giovanni della nostra comunità, come diventare, come essere discepoli di Gesù, e questa era una dinamica.
mettersi nelle mani di Dio, nelle mani di Gesù, nostro Maestro, come argilla. Permettere a Lui che cambi forma. Non sarò sempre la stessa forma. Un anno, due anni, tre anni, avrò una forma. Poi Dio forse deciderà che io sia differente. Il progetto di Dio è sempre il migliore. Ecco, così preghiamo, fratelli e sorelle, con questa disponibilità a lasciarci modellare, plasmare da Dio. O Padre, vogliamo metterci nelle Tue mani. Voglio essere come argilla nelle Tue mani, perché Tu sei il mio vasaio. O Padre, voglio accogliere il Tuo progetto per me. Non voglio opporre resistenza, perché credo fermamente che la Tua volontà è la migliore per la mia vita. O Padre, mi rimetto a Te e credo che in Te trovo la vera felicità, la vera realizzazione della mia vita e della mia famiglia. Per questo ho fiducia pienamente in Te. Fai di me quello che vuoi, modellami secondo la Tua volontà. E a Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ecco lo slogan di oggi. Gioisci perché sei nelle mani di Dio. Gioisci perché Lui è il tuo vasaio e ti modella secondo la perfezione che ha pensato per te. Un caro abbraccio e un saluto da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Ci vediamo domani, ciao! Carissimi amici, vi invito ad entrare nella pagina di Linktree di Coinonia Biella, una pagina web dove voi trovate tanti link delle proposte che vi facciamo, alle serate bibliche online, ai corsi di evangelizzazione, agli incontri che stiamo organizzando, alla nostra newsletter settimanale e anche a tutti i nostri social. Quindi entrate in questo Linktree e accedete a tutte le nostre novità.